Bella a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui per fare il riassuntone completo di tutto quello che bisogna sapere prima di Avatar 2, The Way of Water. Io vi invito istantaneamente a lasciare un likeettino che è molto importante, ma ancora più importante iscrivervi al canale per non perdere nessun video, per non perdere nessuna di queste perle. Partiremo da analizzare quello che è stato Avatar 1, raccontando la storia in breve tempo, in modo che voi riuscite a capire meglio il film prima di andare in sala, per poi dare qualche delucidazione finale per quello che è la nuova pellicola. Quindi likeettino, iscrizione e seguite tutti i social che trovate qua sotto in descrizione. Buona visione. Il film si apre con la voce narrante del protagonista Jake Sully, intento a spiegarci le cause del perché esso stesso è dovuto partire per una missione su un pianeta sconosciuto. Infatti, una settimana prima della sua partenza, il fratello gemello Tommy venne ucciso, obbligando il team di ricerca a far partire il fratello Jake. Voi vi starete chiedendo il perché e dove è stato costretto a partire. Piano piano ci arriviamo, tranquill. Il bro Jake, infatti, è stato costretto a partire in quanto, essendo il fratello gemello di Tommy, possiede il suo stesso gene. Ma perché è così importante il gene? Semplicissimo. Su Pandora, e si intende il pianeta, non la marca di gioielli, sulla quale Jake viene mandato, esistono delle creature chiamate Navi. Non le navi, 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 così viene detto. Ovvero questi indigeni con le stesse sembianze umane, ma di colore blu e dotati di molta più forza e agilità. Per ambientarsi fra di loro senza destare sospetti, infatti, il team di ricerca scientifico su Pandora ha sviluppato delle creature molto simili a loro, identiche praticamente, chiamate avatar, in grado di essere controllate da remoto, proprio come un avatar, dagli umani, attraverso una macchina che permette il collegamento neurale tra la mente dell'umano e quella dell'avatar. Il fratello Tommy, per l'appunto, possedeva un avatar tutto suo e il team di ricerca, insieme al team completo che prende il nome di RDA, per non dover buttare fondi e non dover buttare un avatar che è costato tantissimo, quindi il problema è sempre monetario, decidono appunto di mandare Jake possedendo lo stesso gene e quindi al suo posto, al posto di Tommy, poteva prendere l'avatar Jake, il fratello gemello. So che è un po' complesso, ma è effettivamente molto semplice. Se non avete capito qualcosa, semplicissimo, c'è il tasto pausa, rimandate indietro il video e riguardatevelo. Oppure fatemi sapere cosa non avete capito nei commenti, che io rispondo a tutti, mi raccomando. Comunque piccolo ma non importante easter egg su Jake è sulla sedia a rotelle, sì, completamente paralizzato da metà tronco in giù, per via di un proiettile ricevuto durante le sue ex missioni da Marine, perché sì, era un Marine. Tornando a noi, la direttrice capo del programma di ricerca è Grace Augustin, che sotto le vere direttive del vero capo della baracca, Parker, ha l'obiettivo di entrare nella mente e nel cuore dei Na'vi, proprio grazie agli Avatar. Ma perché questo? Perché lei, insieme al team, deve entrare nella mente dei Na'vi, nel cuore dei Na'vi? Semplicissimo, per farli cambiare dimora. L'obiettivo principale, appunto, è quello di farli cambiare casa. Ma perché? Semplice anche questo, perché sotto la loro casa c'è un giacimento gigante di un materiale ricchissimo che serve a Parker, ma in generale alla Terra, per le risorse energetiche. Cioè, praticamente li devono sfrattare. In tutto ciò, Jake effettua la prima connessione neurale con il suo avatar. E ovviamente, per una persona invalida, costretta a rimanere a vita su una sedia a rotelle, poter riutilizzare le proprie gambe è qualcosa di magnifico. Ed infatti il film, secondo me, ci regala una delle scene più belle della pellicola, con appunto il protagonista che corre alla pazza gioia, calzo sul terreno e risente di nuovo le sensazioni della terra, risente i suoi piedi ed è magnifico. In seguito facciamo la conoscenza di due personaggi molto importanti, Trudy e Miles, rispettivamente una pilota d'aerei e il colonnello della divisione militare dell'RDA. Capirete in seguito quanto è importante la figura di Trudy, mentre per il colonnello ne parliamo adesso. Infatti il colonnello Miles
chiede a Jake, avendo questo collegamento con l'avatar, di fornire quante più informazioni possibili sulla popolazione dei Na'vi. Ed in cambio il colonnello Miles sarebbe riuscito a far operare il nostro bro Jake sulla Terra, tramite un'operazione costosissima, però che gli avrebbe dato la possibilità di poter tornare a camminare. Quindi Jake, ingolosito da queste parole del colonnello, decide di accettare. E boom, parte la prima missione con i Fantastici 4. Il bro Jake, la bro Grace, la bro Trudy e il bro Norm. Tutti e quattro cazzutissimi su Pandora con i loro avatar, tranne Trudy, che non si sa perché lei guida il suo aerettino senza l'avatar. È una bro Trudy, grande Trudy. Durante la prima esplorazione il gruppo si imbatte in un Thanator, che non è l'unione tra Thanos e Thor, ma è tipo una bestia gigante che si scaglia contro Jake. Il bro riesce a scappare e si lancia da un'altura altissima, finendo in un fiume. Però almeno è riuscito a scappare dalla bestia. Ovviamente non riesce a trovare il resto del gruppo ed è costretto a rimanere lì tutta la notte, nella giungla, abbandonato su Pandora. Però è proprio grazie a questo che c'è il punto di svolta del film. Infatti si imbatte in altre creature che lo vogliono morto, riesce a costruire una specie di lancia, imbevendola da del miele, non ho capito bene, insomma, gli dà fuoco a sta roba e riesce a tenere lontano tutte le bestie. Però ce n'è una che non può tenere lontana, cioè l'indigena Naitiri, che era lì, pronta, bella, a spiarlo, pronta ad ucciderlo. Però, proprio un secondo prima di scagliare la freccia contro l'avatar, sulla punta le si poggia un seme dell'albero di Eiwa, che rappresenta la divinità venerata dai Na'vi. E per loro vedere un seme della propria divinità simboleggia una vera e propria apparizione della divinità che gli vuole lanciare un messaggio. E infatti appunto Naitiri non scaglia la freccia, anzi decide di salvare il povero Jake e condurlo con lei all'albero casa e nella sua popolazione. Ovviamente davanti si trova una vera tribù di Na'vi che considerano queste creature, questi avatar, una sorta di cammina nei sogni, come lo definiscono loro. Un alieno per intenderci, in quanto ovviamente non ce n'è stato uno che è riuscito ad empatizzare con loro e giustamente li considerano estranei, persone che devono uscire dal loro territorio perché stanno facendo del danno. Naitiri con molta calma spiega alla tribù il segno ricevuto da Eiwa e Jake tenta invece un approccio con il popolo per farsi spiegare le tradizioni e i modi della tribù. Ovviamente noi spettatori sappiamo che sta raccontando solo balle, perché appunto è lì da infiltrato, ma ovviamente la popolazione, seguendo il dio Eiwa e quel segno, si fa illudere e accettano. Iniziano a fargli capire cosa vuol dire entrare a far parte della tribù e qual era il rito di iniziazione. La prova per il test dei combattenti è quello di riuscire a dominare un Ikran. Segue un'intensa preparazione di Jake, affiancato dalla bro Naitiri. Qui, in tutta la magnificenza, la pellicola ci regala degli scorci e delle bellezze di Pandora. Nel mentre però Jake ovviamente è ancora alleato del colonnello e infatti cede a lui tutte le informazioni che riguardano l'albero madre della tribù e ovviamente informazioni proprio sulla popolazione. Allo stesso modo però Jake passa da quello detto poc'anzi ad amare ed innamorarsi in tutto e per tutto di Pandora. Si innamora della tribù, delle creature, dei modi di fare e riesce anche a ficcare con la bellissima Naitiri e tra i due scoppia l'amore. Ed è qui che c'è il vero plot twist che ci porta alla seconda parte del film, nella quale Jake fa mente locale di quello che devono fare gli umani e si allea in tutto e per tutto ai Na'vi. Infatti Jake aiuta a distruggere alcuni bulldozer dell'esercito del colonnello Miles, impegnati a distruggere degli alberi sacri, e tenta inoltre di convincere il colonnello per un'ultima volta ad un dialogo con gli Omaticaia,
che è appunto la tribù nella quale si trova l'avatar, nella quale si trova Jake, per supplicare la tribù allo spostamento. Purtroppo però, proprio mentre tenta di far spostare la tribù, viene scoperto dal colonnello e sia Grace che Jake vengono scollegati dai propri avatar, venendo inoltre incarcerato. Nel mentre il colonnello si prepara all'attacco all'albero madre, che esegue, distruggendo l'albero secolare, se nonché la casa degli Omaticaia, e provocando anche la morte del capo della tribù, se nonché il padre di Nytiri e i Tukan. Nel mentre Jake si trova inerme, senza potere, insieme a Grace, in carcere. Ma grazie all'aiuto di Trudy e di uno scienziato buono all'interno di tutto l'RDA, riescono a fuggire rubando un elicottero. Il colonnello Miles ovviamente si accorge immediatamente della fuga e, senza pensarci due volte, esce fuori anche senza maschera e inizia a sparare all'impazzata all'elicottero, ferendo gravemente Grace. Il gruppo sposta la base di collegamento con gli avatar vicino all'albero delle anime, un altro luogo sacro dei Na'vi. Ovviamente Jake, al risveglio nel suo corpo d'avatar, trova innanzitutto una distruzione totale, ma ovviamente viene totalmente ripudiato dalla tribù, perché considerato traditore per aver fornito le informazioni necessarie per la distruzione della loro casa. Ed è anche giusto. Per riacquisire l'amore, la fiducia nella tribù degli Omaticaia, decide di compiere un'impresa leggendaria che nessuno aveva mai compiuto, ovvero riuscire a dominare il Toruk Leonopteryx, spero di averlo detto bene, comunque, insomma, la creatura più grande mastodontica di tutta Pandora. Ovviamente, ai fini della trama, ci riesce e viene riaccettato dalla tribù. Chiede inoltre l'aiuto della tribù per far curare la povera Grace, ma vi starete chiedendo, come? Semplice, mediante l'aiuto dell'albero sacro degli Omaticaia e tramite un rito che permette l'unione del tutto neurale, e quindi non più la figura umana fisica che entra in una capsula per entrare poi in un avatar, ma mediante questo rito, mediante l'unione intera della tribù, si riesce a sviluppare la mente dell'umano totalmente dentro il Na'vi, diventando ufficialmente un Na'vi, non più un avatar. Purtroppo però nello stato in cui riversa la povera Grace, non riesce quest'impresa dalla tribù e Grace muore, provocando in Jake un odio ancora maggiore per l'umano. Quindi si prepara la grande battaglia contro gli umani, che sono arrivati al punto di voler sterminare l'intera popolazione Na'vi mediante l'esplosione dell'albero delle anime. Jake raduna altri 15 clan su tutta Pandora e forma una cazzo di baby gang gigante, preparando forze di terra e forze d'aria pronte all'assalto. Insieme a Jake si allea l'unica umana, praticamente, che è Trudy, la stessa che è riuscita a farli scappare e che ovviamente crede nei Na'vi, non vuole uno sterminio del genere, e infatti con un caccia, con un aereo, si allea ai Na'vi. Purtroppo però la guerra inizia e, data la grande potenza della tecnologia umana contro arco e frecce e esseri alati dei Na'vi, purtroppo vede la meglio degli umani. E infatti l'avatar di Norm purtroppo ci abbandona, la stessa Trudy purtroppo si sacrifica e muore, e la morte anche del capo dell'esercito dei Na'vi, se nonché anche amico stretto di Jake e uno dei membri più importanti dell'intero clan, Tutsei, non so se si dice così, Tutsei, comunque lui, il bro. Però proprio qui la pellicola ci regala un altro momento di pura magnificenza. Infatti, grazie alla forza e lo spirito della divinità che il giorno prima gli stessi Na'vi avevano pregato, lo stesso Jake aveva pregato di dare forza ai Na'vi, ci regala una
una bellezza pura, con tutta la natura schierata contro l'essere umano. Le stesse creature che avevano attaccato inizio film Jake si scagliano in massa contro gli umani, riuscendo a schiacciarli. Intanto Jake riesce nell'impresa e insieme alla sua bestia alata riesce a distruggere il bombardiere che stava per attaccare appunto l'albero e riesce anche a distruggere la nave Dragon, nella quale appunto c'era anche il colonnello, che però riesce a salvarsi inserendosi dentro un esoscheletro artificiale da combattimento costruito appunto dall'esercito. Il colonnello si lancia e riesce appunto ad atterrare su Pandora sano e salvo e si scontra contro Jake. Se le danno ma proprio di santa ragione, si ammazzano di botte e nella colluttazione spacca uno dei vetri della cella delle capsule nella quale Jake ecco, è connesso con il proprio avatar, permettendo all'aria rarefatta di Pandora di entrare all'interno della cella e provocando quasi l'asfissia a Jake. Jake inizia sempre di più ad aver fatica a respirare, ma continua a lottare contro il colonnello, che però purtroppo è lì lì per ucciderlo. Poco prima però che il colonnello uccida Jake, Naitiri scaglia una freccia sul cuore del colonnello e poi un'altra e cazzutissima riesce a salvare il bro Jake e a uccidere quel bastardo del colonnello. Il problema dell'aria rarefatta però all'interno della capsula rimane, tanto che Jake è costretto a scollegarsi dal proprio avatar mentre Naitiri è lì intenta a dire che cosa sta succedendo, svegliati porco Giuda. Jake esce dalla capsula, riesce per poco ad afferrare la maschera, però purtroppo gli viene un mancamento praticamente, sviene perché non riesce più a respirare. Naitiri però si accorge, ha l'intuizione, non sa perché, guarda la capsula, entra nella capsula, vede che c'è il corpo dell'umano Jake lì, gli prende la maschera e gliela mette. E insieme formano una scena bellissima nella quale entrambi dicono "io ti vedo", che per i Navi vuol dire proprio vedere la tua anima, vedere quello che è dentro di te. E tra i due, nell'intero film, ci sono sempre questi scambi di battute di "io ti vedo", che è come un "ti amo", è proprio, ma è una roba veramente stretta, è un legame davvero stretto. È come se io dicessi a voi "vi vedo, entro nella vostra anima e voi vedete la mia". È proprio una roba che a pelle, proprio ti entra dentro, ok? È bellissima, infatti. E questa scena è il culmine della bellezza, perché appunto l'avatar non c'è più, cioè è lì morto, diciamo, è lì scollegato, e c'è l'umano, c'è Jake umano che dice "io ti vedo" a Navi, alla Navi Naitiri. Quindi Avatar è magnifico. Chiunque dice il contrario è stupido, ok? Stupido. Punto. Ritornando a noi, il film si conclude con due scene. La prima, che raffigura i Navi scacciare da Pandora gli umani e tutto l'RDA, tutto il team, tutto l'esercito, tutti via da Pandora, perché appunto è casa loro e c'è stato e brutto, permettendo solo a due umani, Norm e Max, due scienziati, di rimanere lì. E la seconda, emotivamente magnifica, nella quale Jake, proprio come Grace, tenta l'unione, la fusione totale tra corpo e avatar, diventando ufficialmente un Navi, con lo stesso rituale di cui abbiamo parlato prima. Riesce ovviamente a lui il rituale e il film si conclude con Jake che abbandona totalmente la parte umana, il suo corpo umano buttato morto, non esiste più, per diventare ufficialmente un Navi. E anche la pellicola con più incassi nella storia è passata sotto la voce di Ensamo. Il film è concluso, così anche come questo video. Però ci tengo a dire le ultime parole per Avatar 2, La Via dell'Acqua. Vi leggo esattamente quello che mi trovo davanti, riguardante un po' la trama. Ambientato più di 10 anni dopo gli eventi del primo film, Avatar, La Via dell'Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully, quindi Jake, Neytiri e i loro figli, del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Prepariamoci ad una pellicola che, senza alcun ombra di dubbio, entrerà
come la prima pellicola nella storia del cinema a sfondare tutto, perché questa pellicola è Avatar 2 nel 2022 e ricordiamo che la magnificenza di Avatar 1 nel 2009 è rimasta tutt'oggi come un film che uno ha segnato le generazioni e due, per magnificenza e per bellezza, non c'è mai stato un film, cioè a parte vabbè, Endgame, vabbè, parliamo della Marvel, ma quelle sono passioni, cioè chi piace, a chi non piace, Avatar ha proprio segnato tutti, cioè andare al cinema e vedere quella roba così spettacolare nel 2009, cioè io mi sono ritrovato a rivedere questo film qualche giorno fa e nel 2022 un film del 2009... Ho detto, cazzo, è uscito oggi! Cioè, è incredibilmente incredibile! Quindi figuriamoci, nel 2022, con le tecnologie che sono andate sempre più avanti, che cosa si è riuscito a fare. Io vi invito a iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, a lasciare un commentino qua sotto e farmi sapere la vostra, che è molto importante, fatemi sapere cosa ne pensate, ma veramente, iscrivetevi, che siamo vicini. Dobbiamo sfondare, dovete bombardatelo. Lasciate un likeettino, che anche quello è gradito. Un commentino per dirmi bravo, bel video, oppure non mi sei piaciuto. Oppure tu copi JTaz. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Godetevi Avatar 2, mi raccomando, state al cinema, portatevi la propria ragazza, i propri amici, divertitevi. Vi saluto. Belli, raga.